Dal 3 dicembre Faenza si prepara a festeggiare il periodo natalizio con un ricco calendario di eventi. Il consorzio Faenza Centro ha presentato il programma delle iniziative che coloreranno la città durante le festività. Un importante programma per il Natale faentino, non solo luminare ma tante iniziative del commercio e delle attività commerciali del centro e naturalmente i giardini di Natale. Sì, diciamo un Natale forse con un po' meno luce ma molto più ricco in senso di iniziative e di attività con cui si cerca di animare il nostro centro storico e di dare un maggiore senso di comunità per la nostra città, un Natale dove attraverso Faenza Centro si è cercato di coinvolgere il più possibile le tante eccellenze del nostro territorio. È possibile grazie anche agli sponsor. Sì, tantissime aziende quest'anno che hanno contribuito, che sono voluto essere parte in questo momento storico anche complicato, sia dell'animazione natalista sia appunto dei giardini a Natale, che quest'anno appunto insieme all'albero occuperanno un nuovo spazio in Piazza della Libertà. 10 dicembre la data dei giardini di Natale con l'inaugurazione, prontissimi anche per il convegno del 14, alberi, alberi, alberi. Sì, anche 13ª edizione dei giardini a Natale. Quest'anno ci siamo impossessati della piazza, abbiamo un grandissimo giardino di fronte al Duomo, quasi 500 metri quadrati che raccolgono l'albero di Natale, raccolgono il villaggio, raccoglie tante cose e questo giardino che vuole trasformare la piazza. Saranno presenti anche i giardini lungo i corsi, come di solito, realizzati da scuole, da associazioni, vivaisti. E poi sicuramente il convegno il 14 di dicembre, dove si parlerà di alberi, un grido forte, cioè l'attualità ce lo dice tutti i giorni, gli alberi sono fondamentali per contrastare il cambiamento climatico, per farci vivere meglio. Il convegno sarà a Castelbolognese nel teatrino del Vecchio Mercato, mentre il 10 tutta la città è invitata nel Palazzo del Podestà. Sì, a Castelbolognese il convegno vuole diventare itinerante all'interno dell'Unione della Romagna della Faentina e quindi quest'anno siamo stati invitati al piccolo teatro di Castelbolognese e invece il 10 di dicembre, grande festa al Palazzo Podestà, siete invitati tutti a partecipare, è una bella festa, ci sarà anche da festeggiare e da brindare. Primo pomeriggio, 3:30. 3:30, sabato 10 dicembre. Tante idee e tante cose per questo Natale in piazza. Tante iniziative nuove per il Natale, perché vogliamo coinvolgere più territorio, cioè più soggetti faentini sull'argomento, quindi abbiamo avuto quest'anno la collaborazione con i fratelli Gorini che allestiranno l'albero di Natale, che diciamo sarà tutto illuminato, colori, poesia, tante cose nuove. Avremo i giardini di Natale allestiti su Corso Mastino e su Corso Saffi come tutti gli altri anni con la collaborazione del direttore artistico Oscar Dominguez, il giardino che diciamo abbraccerà l'albero e l'albero saranno collocati in una nuova posizione molto più ampia, molto più spaziosa che è di fronte al Duomo. Si accendono i luminari il 3 dicembre alle 16:30 e poi naturalmente la possibilità, facendo acquisti in centro, di avere la cartolina per il parcheggio e il buono per i vini della Caviro. Sì, come tutti gli anni la collaborazione con la Caviro ci dà questa possibilità, con un acquisto di anche solo 20 euro e lo scontrino, i negozianti del centro del consorzio daranno la cartolina ai loro clienti che potranno andare alla Caviroteca a ritirare due bottiglie, una bottiglia di 9 bolle e una bottiglia di vino rosso.